stende i girini. C'è da scalare la Betone, terreno preferito di Bartali, e ci sono altre difficoltà notevoli. La classifica potrebbe avere un sussulto. In partenza attacchi Massa Latala, che ha perso il capitano e cerca così la gloria di un giorno. 8 corridori prendono il volo, ma le prime difficoltà operano una netta selezione e così rimangono insieme ad affrontare le dure rampe della Betone solo 5 coraggiosi. Sono Decker, Scarrea, Barozzi, Roma e Padovan. I ragazzi di Sinocchi sono veramente ammirevoli e danno battaglia a fondo. Poco a poco staccano gli avversari dalla loro ruota e si avviano soli verso il traguardo del Gran Premio della Montagna. Al passaggio dei corridori fa ala una folla impressionante che lascia loro un varco assai ristretto. In vetta alla Betone passa per primo Padovan, seguito dal compagno di squadra Barozzi. Gli assi sono leggermente staccati e si sono frazionati. Fornare è un primo a 28, Coppi a un primo e 40 secondi, Bartali è a 2 minuti. Magni, subito seguito da Koblet, è a 2 primi e 40 secondi. Manca Fobé, in grave ritardo per causa di una noiosa indisposizione. Magni e Koblet, lanciati all'inseguimento nella ripida discesa su Pieve Pelago, compiono prodezze che solo degli equilibristi di alta classe possono fare. In breve riescono a prendere contatto con Bartali, Coppi e gli altri che li precedevano. Alcuni degli audaci che avevano preso l'iniziativa in mattinata guidano ancora la corsa. Ma Coppi non se ne preoccupa eccessivamente perché fra di loro non vi è nessun uomo da classifica. Sulla lunga e snervante salita del Barigazzo, la carovana riceve il saluto di Petrucci, una volta tanto spettatore. Nel finale i fuggitivi cedono e si forma un gruppo di 25 corridori. Ma a pochi chilometri da Modena, Magni, che ha pronto un piano d'attacco, lancia i suoi uomini allo sbaraglio e, procuratosi un saldo punto d'appoggio, pianta in asso i cannoni e va a raggiungere la pattuglia di testa. Koblet, evidentemente grato della collaborazione avuta prima da Violento, lascia fare. E così il Montese può andare a cogliere sulla pista dell'Aerautodromo di Modena la sua prima vittoria di tappa. Abilmente tirato da giudici, Magni si impone con una volata travolgente, precedendo Padovan, Alvani e gli altri. Spettacolare anche il volatore del gruppo, in cui Minardi ha la meglio su Gemignani, Brasola e Ocker. Koblet, passato il pericolo, conserva la maglia rosa.